Cari amici di Planet Spin, benvenuti in questo secondo appuntamento con il nostro corso dedicato alla pesca spinning in mare, un corso interattivo che si svolge parte tramite i nostri canali social, soprattutto il canale YouTube di Planet Spin, e con delle sessioni anche di pratica. Andiamo insieme in pesca e io ringrazio tutti voi che siete collegati a vedere questa diretta e saluto anche gli amici che la vedranno in futuro. Quindi sarà un buongiorno, sarà una buonasera, vi do il benvenuto comunque qui sul canale e questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, un caro amico che io diciamo da tempo corteggiavo, se così si può dire, per ecco, portarlo qui con noi perché è un grande, grande appassionato, ma non solo, di pesca, spinning, anche di altre tecniche di pesca. Diamo subito il benvenuto a Paolo Germani. Benvenuto Paolo qui su Planet Salve, Spin. buonasera, ciao, Allora, grazie. questo è un incontro informale, Paolo, no? È una chiacchierata tra amici. Io ci tenevo a portarti all'interno di questo corso che sto facendo, dedicato, un corso interattivo dedicato alla pesca spinning in mare, perché ecco, la tua è una testimonianza preziosa della pesca nel Mediterraneo, della pesca in Italia. La tua presenza qui, ecco, oltre a darci prestigio, pregio, è anche un onore averti con noi qui sul canale. Allora, l'incontro con Paolo durerà poco, sono 15 minuti perché poi ci aspettano anche altre 2 ore di corso, quindi sarà un po' dura questa sera arrivare fino alla fine, ma ce la faremo. Ecco Paolo, io diciamo, ci tenevo ad averti qui con noi perché il titolo di questo corso interattivo è Presentazione e Interpretazione. Queste due parole, no, che racchiudono un po' anche quello che è la sintesi, il concetto della pesca con le esche artificiali, è diciamo, una sintesi che tu conosci bene perché so che tu sei anche un grande appassionato di pesca a mosca, quindi nella pesca a mosca la presentazione è un po' l'ABC, no? Se non riesci a fare una buona presentazione, diciamo tutto quello che viene dopo praticamente non serve a niente. E allo stesso modo, nel tuo contesto, nel contesto che ti ha portato anche alla creazione di alcune esche artificiali delle soft bait, sto parlando, l'interpretazione è un'altra componente davvero importante, riuscire a far muovere l'esca in un certo modo e a interpretare con la nostra esca artificiale quello che deve simulare, quello che deve interpretare, che noi vediamo in natura, ecco, è un'altra componente che sta alla base di questo nostro concetto. Allora, ti lascio la parola, ecco, per dare anche un po' una sintesi su queste due parole, presentazione e interpretazione. La pesca, il lancio comincia già dall'avvicinamento al posto. Questa è la cosa più importante. Perché per quanto uno possa dire ma c'è l'acqua torbida, oppure il sole c'è poca luce, eccetera, i pesci ci vedono benissimo, sentono perfettamente le vibrazioni del terreno, eccetera. Quindi per quale motivo metterli in allarme già prima di effettuare il lancio? Quindi la prima cosa è arrivare sempre in un certo modo sullo spot, sempre con rispetto, diciamo, dell'ambiente, di tutto ciò che è intorno al punto dove si intende pescare. Il lancio poi, chiaramente, dal lancio, da quando si alza il dito dalla bobina, pescando con la canna da spinning, da quando si alza il dito, da quel momento in poi noi dobbiamo diventare quel pesciolino che vogliamo mettere in acqua e con cui vogliamo ingannare un pesce che magari sono 30 anni che ci sono passati 100 pescatori al giorno, eccetera. Quindi, cioè, non bisogna essere così pretenziosi di dire adesso provo questo, magari io ci pesco meglio, eccetera. No, noi tutti i pescatori lanciano la loro esca. La cosa più importante, secondo me, è capire che già dal momento in cui parte il lancio,
cioè si alza il dito dalla bobina e quindi l'artificiale viene lanciato, già da quel momento noi ci dobbiamo trasformare nell'esca che andrà poi dopo in acqua e a cercare il predatore. È un po' un modo particolare di vedere la pesca, c'è cioè questa cosa che io ripeto spesso tra fantasia e realtà. E cioè ci dobbiamo un attimo immettere proprio nel pesciolino che lanciamo e dobbiamo diventare la preda. Dobbiamo diventare la preda che non solo ci dobbiamo preoccupare di fuggire, ma ci dobbiamo preoccupare anche di interessare il predatore in quanto pescatori. È un po', non è semplice, però io credo che questo è l'unico modo per avere delle catture regolari, perché il colpo di fortuna quello ce l'abbiamo tutti, la pesca in mare specialmente, la pesca alle spigole specialmente, di fortuna non ce n'è, non bisogna fare appello alla fortuna perché sennò spesso si torna a casa senza nulla, insomma. Quindi è importante catalogare tutte le pescate, cioè cercare di ricordare sempre quello che si è fatto, dove si è pescato, come e perché secondo noi è stato attaccato un artificiale, eccetera. Dunque, quindi questo per quanto riguarda il primo approccio, che parte appunto dal lancio a quando l'artificiale arriva in acqua. Già noi quando l'artificiale arriva in acqua è già importante perché il pesce, il predatore, specialmente se è in caccia, da quello splash che si sente inizialmente, già lui da lì parte e capisce se è interessante quello che sta succedendo o no, o deve fuggire. Le reazioni possono essere varie. Cioè, se si sbaglia completamente l'approccio, il lancio e la caduta in acqua dell'artificiale, il pesce può fuggire, come può rimanere indifferente. Questa è una cosa che si vede molto spesso se uno pesca in acque molto pulite, sono cose che io ho visto spesso, insomma. Ci sono dei pesci che rimangono del tutto indifferenti, sono disinteressati assolutamente a quello che è il nostro artificiale. Quindi, ricapitolando, la prima cosa è cercare di, se noi lanciamo un pesciolino di 12 centimetri, deve fare il rumore che farebbe un cefaletto di 12 centimetri, diciamo cefaletto di 12 centimetri cadendo in acqua, saltando fuori dall'acqua e rientrando in acqua. Questa è la prima cosa. Dopodiché scendiamo sul fondo o dove pensiamo ci possa essere un pesce in caccia, anche di passaggio, non necessariamente in caccia, e a quel punto cominciamo a diventare noi questo pesciolino. In che modo? Cioè, dobbiamo cercare di. Non c'è più la canna da pesca, non c'è più il mulinello, non c'è più tutto questo. Noi stiamo in acqua insieme al nostro artificiale. Quella è la cosa più importante. Perché? Perché immaginiamo che magari c'è una spigola che ci ha visto. E allora noi cominciamo a fuggire e a un certo momento poi rallentiamo la fuga perché siamo stanchi, poi ripartiamo e immaginiamo cioè sempre che c'è sta spigola dietro che ci sta venendo, che è indecisa se aprì sta bocca o no. Partiamo poi fermi e poi si riparte. È proprio magari in quel punto, con questa interpretazione, che riusciamo a far scattare l'attacco di un pesce così nobile, così incredibilmente intelligente che è la spigola, parlando delle spigole. Questo vale un po' per tutti i predatori, secondo me. Però, per esempio, una delle cose più importanti che io magari spiego nei corsi, eccetera, è capire lo spot che abbiamo davanti. Cioè, se noi davanti abbiamo una buca, o che può essere fatta da cannucce, può essere fatta da uno scoglio, eccetera. E immaginiamo che lì dietro a quello scoglio, o fra quelle cannucce, ci sono tre pesci, no? Noi dobbiamo cercare di non bruciare al primo lancio la buca, cioè non ci passiamo, dici, vabbè, tanto io parto dall'inizio della buca, quello che c'è dentro,
mi viene dietro o mangia. No, cerchiamo sempre di interessare, di dividere in varie porzioni lo spot. Quindi cominciamo dalla parte più bassa, iniziamo il lancio da quella parte e cerchiamo di immaginare che ci siano queste tre spigole in fila. Allora, io queste tre spigole non lancio sulla prima spigola per poi passare prima cosa col filo sulle altre due e poi dopo con l'artificiale, rischiando che magari la spigola che stava davanti si è girata, mi viene dietro, mi fa un rifiuto, le altre due non saranno mai più interessate all'artificiale. Io parto dallo spot, dalla fine dello spot, dove penso ci sia la terza spigola. Lancio in quel punto, cerco di interessare quel pesce. Se quel pesce viene perfettamente perfetto, se mangia, mangia, se non mangia, ha rifiutato, ma ritorna nel suo punto, lasciando tranquilli i pesci che stavano avanti. E mano a mano avanzo. Lo so, non è una cosa facilissima da spiegare, servirebbe una lavagnetta, servirebbe. Però, tanto per far capire che non è così, sembra tutto tanto difficile lo spinning alle spigole sia in mare che in foce, ma non è difficile assolutamente. Basta rispettare alcune cose che sono importantissime. Per esempio, l'invasività. Se noi abbiamo una buca, ci troviamo su uno spot, chiamiamola buca, dove ci sono cinque pesci e passiamo con un artificiale con dei grappling incredibili, quindi costringiamo i pesci magari a mangiare solamente per aggressività. Che cosa succede? Che sì, molto, molto probabilmente ci mangia il primo pesce, ci viene su questo rattling incredibile perché si vede questo artificiale, prende e mangia d'istinto e ok. Ma se questo non succede, se i pesci sono un pochino più smaliziati, quei tre pesci sono un po' più smaliziati, sentono il rattling, vengono magari a vedere, lo seguono, ci arrivano sotto ai piedi, ci hanno magari visto, oppure l'artificiale esce dall'acqua, come succede spesso, i pesci si rimettono là, tu quei pesci non li muovi più. Quindi attenzione anche ad utilizzare degli artificiali troppo invasivi, specialmente se, come dicevi, ci sono questi posti in Puglia dove ci sono queste buche in mezzo agli scogli, eccetera. Se ci passiamo con un artificiale molto invasivo, che cosa succede? Che sì, se il pesce è un pesce abbastanza nuovo del posto, eccetera, magari ci mangia, ma se c'è un pesce un po' più smaliziato e sente subito brrr, una vibrazione di una paletta grande o di un rattling troppo forte, quel pesce si alza, ci guarda e si rimette a posto, quel pesce non lo smuovi più. Ok? Quindi, tanto per chiudere questo discorso dell'invasività, io lancerei prima cosa un artificiale senza coda, anche uno shad senza un artificiale dritto, lo farei passare molto lento, molto nella buca. E andando avanti, magari nei 2 o 3 lanci successivi, un artificiale con un paddle, con una codina, cioè, alla fine mettiamo un artificiale grosso che proprio per fastidio, se quei pesci non ci sono venuti o non ci hanno sentito, con degli artificiali più silenziosi, fra virgolette, magari con un artificiale molto rumoroso il pesce parte. Ok? Quindi insomma andiamo per gradi anche nell'interessare i pesci in caccia. Sì, Sono quindi tanti sia. cose, sono veramente tanti cose. Sì, diciamo che no, appena approcciamo a un argomento ci rendiamo conto che questo argomento è concatenato a tanti altri. Dai, il tempo non basterebbe No, però di un'intera puntata. è un modo di pensare che secondo me uno dovrebbe un attimo analizzare e tener conto, proprio di un modo di pensare.
Ti ringrazio. Allora, prima di lasciarti la parola per magari se vuoi fare qualche anticipazione, qualcosa, prima di lasciarti la parola, ecco, io ti ho invitato in questa mia seconda puntata di questo corso interattivo perché tra di noi ci sono, lo so per certo, anche dei pescatori abbastanza nuovi nel mondo della pesca. E ecco, io quello che voglio chiederti. Fai un invito, ecco, a queste persone ad essere maggiormente, a crederci, no? Ad essere più tenaci, ad essere anche ad avere quella voglia di esplorare posti nuovi, perché un po' per pigrizia, un po' per mancanza di fiducia, si tende a fare sempre gli stessi percorsi, a vedere sempre gli stessi posti, a utilizzare sempre le stesse esche. Io sono sicuro che quando tu hai iniziato nel mondo della pesca spinning e non solo, hai dovuto fare delle scelte anche controcorrente, perché tu sei, sei una persona fatta così, volutamente controcorrente. Però ecco, vorrei che tu esortassi i pescatori a fare scelte nuove, percorrere strade alternative, ad essere dei pionieri della pesca, così come lo sei stato anche tu, Paolo. Sì, allora, guarda, questa scelta, questa cosa, questo consiglio che io posso dare è fatto da un paio di cose importanti. Allora, prima cosa io vi dico, andate a pesca da soli, il più possibile. Cioè, vi dovete mettere seduti sullo scoglio, pensare dove può stare il pesce, eccetera, prima di fare 100.000 lanci. Ne bastano 10 di lanci e non 100. È importante, secondo me, almeno inizialmente andare con gli amici, però ricavarsi sempre quelle giornate che uno va a pesca da solo, si mette seduto, aspetta, pensa dove potrebbe stare qui un pesce e fai quei lanci giusti. Quella è la cosa più importante in assoluto. Crederci, nel senso che le spigole, guarda, chi dice che ha capito come sono fatte le spigole, molto probabilmente delle spigole non ci ha capito proprio niente, perché a me fanno delle domande che uno dice, cioè, servirebbe, cioè tu Paolo, se sembra che tu non mi puoi rispondere, no, non ti posso rispondere perché non ci sono regole, non ci sono leggi sulle spigole, assolutamente. Quindi è tutta una questione di cervello, di cercare di capire dove potrebbe stare. E questa cosa si fa non guardando l'amico, adesso mo ce lancia lui, allora fammi spiegare, lancio un po' più avanti perché sennò mo arriva lui. No, questa cosa si fa quando tu scendi dalla macchina, tiri fuori la canna, stai da solo, ti metti seduto, aspetti, cerchi di capire come stanno le cose, monti l'artificiale più adatto, vai a pesca con tre artificiali, tre. Almeno inizialmente devi andare a pesca con tre artificiali, di quei tre artificiali devi capire perfettamente quali sono le potenzialità, cioè come si muove, come ti tiene l'onda, come ti tiene la corrente, quanto affonda. Quando tu hai capito tutte queste cose dei tre artificiali che ti piacciono, allora porti quei tre artificiali in tasca, manca la borsa che devi portare. E se cominci a ragionare bene in questo modo, l'unica cosa che ti devi portare è un bel guadino. Perché la cosa importante non è cambiare 1.000 artificiali, la cosa importante è conoscere le 1.000 cose che possono fare due o tre artificiali. Ok? Quindi non serve cambiare 100 cose, forse è meglio ragionare su quello che possono fare tre piccoli artificiali. Va bene, io ti ringrazio per i tuoi suggerimenti, Paolo. Se vuoi fare un'anticipazione, perché ti Ma ripeto, guarda, io questo non so spezzone. di dove sono i ragazzi, però vi do proprio uno scoop. Dunque, staremo a Napoli con un bello stand molto movimentato. A Napoli al Pescare Show, e ci sarà questo stand molto particolare dove, come sempre, ci saranno innovazioni, ma tutto quello che potete vedere alle mie spalle, che sono 50 anni di pesca, quindi con tutta quell'esperienza, tutte quelle
piccole stupidaggini che fanno di questa pesca il fascino più incredibile. E niente, probabilmente a Napoli uscirà qualcosa di parecchio importante. Più di questo non dico, però ci vediamo a Napoli, spero. Ok. Va benissimo Paolo, ti Scusate ringrazio davvero. la troppa, diciamo, schiettezza che ho nel dire le cose, però purtroppo, cioè, io sono fatto così. Ma io penso che sono queste le cose che apprezzano maggiormente le persone da te. Ti Grazie. ringrazio Ci nuovamente per la tua sentiamo disponibilità. prossimamente. Va Ci bene, sentiamo. ti congedo e ti ringrazio nuovamente per Grazie, averci donato un po' del tuo tempo. ci vediamo. Va Ciao, benissimo. ciao. Ciao, Ciao, ciao ragazzi. Paolo. Buon Grazie. corso. Grazie mille, ciao Paolo, alla prossima. Ciao.